sulla razione di Malaga. Cosa Mariglia? Sono fortissimo. Tra intendimenti linguistici. La nostra colazione stamattina è molto frugale perché ci siamo comprati ieri al supermercato un po' di biscotti, dei budini alla vaniglia e, peggio ancora, stavamo provando a fare del tè, ma non capiamo come funziona questa cavolo di piastra. No. Piastra, cioè è molto carina, però per chi non la sa usare non sono informazioni. Cioè continua a fare beep, è scritto solo EO e poi dopo si spegne. Ma è error di kerzo. Abbiamo premuto due tacce, cioè, non... e si spegne ogni tanto. No, non è caldo. Ma che cacchio facciamo? Vabbè, il tè mi sa che balza. Sarebbe stato bello, ma che cacchio facciamo? Aiuto. Sembra un esperimento scientifico strano. Sì, non cambia niente. Qualunque tasto bello non cambia niente. Ma porra, sì, è sempre EO. Sempre EO. Oggi finalmente un po' di sole, sì. Io sono andata buona e quindi possiamo goderci la nostra esplorazione di Malaga, versione come veramente andava fatta questa vacanza, quindi occhiali, c'è il sole. Poi cioè, sembra tutto diverso e più bello quando c'è il sole, sì, veramente, tutto diverso e bellissimo, innamorata di Malaga. Esatto. Con la scusa di trovare degli outfit da usare in questi giorni è successo. E abbiamo fatto un po' di mini shopping in un centro commerciale, ma andava fatto per godersi a pieno la vacanza. E qua dietro c'è questo tizio che ci sta fissando, ma va bene. E adesso andiamo a mangiare e a vedere il mercato, vero? Come si chiama il mercato? Mercato? Il mercato. Vabbè, insomma, andiamo al mercato. Perché abbiamo molta fame. Perché ormai sono le 10. Beh, voi sapete che mi diverto con queste cose stupide, come la macchina gialla. Io faccio sempre macchina gialla a tutti. E ma adesso che siamo in Spagna abbiamo deciso che bisogna dirlo alla spagnola, quindi coche amarillo. Ho imparato queste due parole nuove e adesso ogni volta devo fare macchina gialla a Lali, solo che mi dimentico sempre le parole. Quindi ho detto che non vale, quindi lo devo dare io a lei se non Mannaggia, coche amarillo. Coche amarillo. Guardala, eccola lì, la coche amarillo. La vedo. Post pranzo, questi frullati sono sì frullati, sì, con la frutta fresca, fragola, banana e lotte e lotte di cocco. Magici, siamo ancora al mercato, tutto bellissimo, tutto magico. Cioè per un cono di pesce fritto e della birra abbiamo speso 5 euro. Cioè rendiamoci conto, rendiamoci conto. Viva i mercati, viva Malaga. When your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I am known then what I know. E ora dopo pranzo stiamo andando ad Alcazaba. Che cos'è? Guida turistica? Ci illustri? No, dovrebbe essere, perché dato che una volta in Spagna c'erano gli arabi. Ok. Dovrebbe essere una fortezza, c'è scritto. C'è scritto Muslim forse. Allora sì, sarà musulmana. Va bene, adesso la visiteremo. La più famosa quella che si chiama la Alhambra. Però sì? Questa qua in realtà è molto famosa, uguale. Beh, adesso ci avventuriamo in questa roccaforte. Ah, coche amarillo. Questa volta c'ero. Adesso ne cerco altri.
Coccio amariglio, un altro. È amarillissimo quello. No! Raga, Alice dice che questo è amariglio, ma secondo me è marroncino barra arancione, non è amariglio. Risplende al sole. Non è giallo, risplende al sole, no, sto cacchio. No, no. Le ruote del carro con i... Non sono convinta. C'è un problema, cioè, ieri l'acqua è uscita dalla doccia, quindi si è più o meno allagato il bagno. Questo maledettissimo asciugamano, di conseguenza, si era tutto infradiciato ieri. Sai il fatto che l'avevamo lasciato qua, fino a oggi, lì, dove c'è ancora la traccia che si vede? E io ogni volta, non sto scherzando, ogni volta che cammino qui in bagno, sarà successo quante volte? Più di quando almeno 6-7 volte! Che io debba cambiare calzini, e il problema è che ho solo 4 paia di calzini, quindi devo cambiarli ogni volta. Perché si cammina sopra? E lo calpesto e mi si bagnano i calzini. Cioè, ogni volta che vado in bagno, più o meno Alice sente dal bagno: no! No! E poi sono io che dico: i calzini! Insomma, questi divertentissimi avvenimenti. Ritiriamo fuori i calzini che avevo bagnato stamattina. Non ho parole. Per il resto l'aggiornamento è solamente che io sto già cominciando a montare il vlog di questi giorni e stiamo ascoltando musica spagnola per... Però per entrare nel mood. La playlist apposita. Visto che stasera abbiamo deciso che facciamo un po' fiesta loca, ci beviamo un po' di vita notturna esatto. Spagnola. Andiamo a fare aperitivo. Quindi abbiamo fatto le docce, come si vede dalle nostre belle facce, da potato, anzi da patatas. E quindi ci stiamo preparando psicologicamente a uscire. Solo per me. Solo per te. Cos'è questo tango flamenco? Cos'è? Non lo so. Ci sei Ali, ci sei. Ballerina, wow. Guarda che mosse. Somos prontes. Siamo pronte per uscire. Yes. Versione un po' più serale. E andiamo alla... Come si chiama? Terrazza. Almeno speriamo di andare lì, adesso vediamo com'è la situazione, se c'è troppa gente così. Ma dovrebbe essere bello appunto perché essendo una terrazza si vede dall'alto giù. E per il resto oggi cosa abbiamo fatto? Siamo andati appunto al coso che mi dico sempre come si chiama? Al Casava, esattamente. E poi abbiamo visto anche la cattedrale, siamo anche entrate dentro. E qual è stata la tua impressione di queste cose? La cattedrale? Beh, è una cattedrale. E carina però la cattedrale. Anche la sala era bellissima, cioè in sé proprio come cosa, e poi era tipo, cioè c'era la vista su tutto, strafico. Veramente bello, sì anche a me, colpito tanto. Cioè, tipo mare, città, montagna, è cioè, vero. Tutto, sì, ma anche è bella perché è molto, appunto, mista, cioè il mare, cioè la città che è proprio tipica città spagnola, e poi c'è la parte di montagna, boh, è veramente, veramente varia e bella. Cioè, il meglio dei mondi, e poi più che altro è anche abbastanza piccola, quindi in realtà è molto comoda da girare. Ci stiamo accorgendo in questi giorni di quanto è comodo girare a piedi, se arriva più da qualsiasi parte, anche le parti che sembrano più lontano, in 15 minuti. Promossissima Malaga, the best. Abbiamo fatto la scelta migliore della vita, siamo molto contente. E niente, si tornerà adesso ogni anno, è ormai tradizione, è deciso. Io nel frattempo ho imparato come parole spagnole a dire coche amarillo, la frase più importante che mi servirà nella vita, e a dire los piropos. Sì, ci sta lavorando. Ma perché los piropos? Sono le persone che fischiano o che magari fanno gli schiamazzi per strada. Io ho scoperto adesso che in Spagna ce ne sono veramente tanti, cioè ci sono un po' ovunque. Però in Spagna è proprio una cosa comune, cioè è normale, ce ne sono un sacco che cammini per strada e così ti fischiano, cioè no, come se fosse una cosa normale, no? E ho scoperto tipo, brutto, cioè, no, fischio nel senso di apprezzamento. Sì, vabbè. Che vabbè, ringrazio tanto, però mi fa sempre ridere perché intanto a me non verrebbe mai in mente, cioè un ragazzo, ok, vedo un ragazzo che non per strada, non è che mi viene da fischiare, ehi bello! Cioè vabbè, però insomma, ognuno lo fa a modo suo, va bene. Però più che altro mi ha fatto ridere questa cosa che c'è un termine specifico per far dire queste persone in Spagna, da quanti ce ne sono? Lo spiropos. Va bene. Ok. Oggi mi ha piroposato pure un pescivendolo dentro il mercato. Cioè, nel senso, è una cosa comune quanto va. Sì, è molto. Va bene così. Missione terrazza compiuta, con drink tipici consigliati dalla barista, tra l'altro. No, alla rosa, wow. I can't walk away, I can't live.
cazzo, no, cioè oltre le 8. Niente, è giorno, sembra giorno, come se niente fosse, il cielo azzurro, c'è un po' di golden hour prima, ma chissà se e quando vedremo cosa sarà. La situazione continua a essere molto grave perché sono le 8 e mezza e questo è il cielo, le 8 e mezza. C'è una specie di golden hour, ma molto, cioè, è sempre quella, è ancora lontanissimo, non sa da fa. Niente tramonto per stasera. Bello, bello, è bellissimo, però noi eravamo qua per vedere il tramonto ed è il tramonto, non se ne parla. Vabbè, va bene. Allora, noi siamo arrivati qui per cenare, no? Solo che ci sono stati un po' dei fraintendimenti linguistici e quindi non sapevamo. Cosa abbiamo ordinato bene, alla fine è arrivata questa cosa. Nessuno ha ordinato la peglia. Però è arrivata, quindi me la mangerò. Noi avevamo ordinato tanti panini, invece questi due. Vabbè, proviamo. Vabbè, come sconto così. Buon appetito. E la disperazione per il pasto mancato era tale che siamo finiti in un McDonald's a prendere un dessert questa è la e delle croquettes de hamon. Ma almeno c'è qualche palmina comunque, dai, un po' d'atmosfera. Siamo comunque malaghesi. Va bene così. No, veramente quella roba era immangiabile di prima. Cioè io ce l'ho fatta, avrò mangiato se no un quarto di quello. Ma poi dove l'hanno capito che volevamo la paella? Cioè io non la volevo la paella, me l'hanno data, faceva schifo. Non l'abbiamo mai ordinata, lo giuro. Cioè sono tutte le cose che abbiamo detto. A quel punto cosa le dicevo? Insomma, la cena è andata un po' così, però il resto della giornata è tutto bene. Esatto. E ieri ci siamo fatti troppo bene, quindi la dovevamo. Poi dopo andrà ancora. Assolutamente. Stasera è sabato, quindi no, c'è l'occhio. Al Mac. Vabbè, c'è da dire che abbiamo iniziato con grandi intenzioni. E ora sono le 10:30. Gli spagnoli sarebbero molto poco fieri di noi perché sono le 10:30 e noi stiamo tornando a casa. Non facciamoci sentire perché qua sennò credo che possano. Ieri qua stavamo ancora cenando, quindi ieri abbiamo seguito già di più l'istinto Barcellona. No, ma che Barcellona? È spagnolo. Stasera no, malissimo. C'è anche da dire che non è stata colpa nostra perché le intenzioni erano davvero le migliori. Esatto, ma ci sono andate tutte male. E la stanchezza e il freddo non può preso sopravvento. Siamo tutti fuori tutto il giorno, abbiamo camminato. Eravamo stanche, abbiamo dei buoni motivi per esserlo. E poi abbiamo avuto un po' di disavventure a livello di cena. Quindi non stiamo annullando, No. Abbiamo solo deciso di farlo domani. E andare domani, poco male. Esatto. Facciamo fiesta domani. Stasera andiamo a dormire presto, così. Così non moriamo. Così domani saremo belle, fresche, riposate a maggior ragione. E quindi possiamo goderci la nostra ultima sera. Oddio, domani c'è la nostra ultima sera qua. Oddio, che trauma! Ci mi sembra di essere arrivata adesso. Sì. No, no, mi rifiuto. Basta. Madonna. No, no, la vacanza è appena iniziata. No. Sento una vecchietta che alle 11 voglio andare a dormire, ma va bene così. Domani ci rifacciamo, promesso che facciamo cose più giovani. Almeno ci siamo godute male oggi col sole, è stata una bellissima giornata, abbiamo visto un sacco di cose belle, infatti sono proprio contenta. E domani è ancora un lungo, in realtà abbiamo ancora tutto domani e poi anche quasi lunedì, quindi non è neanche così poco tempo, dai, cioè quasi... Praticamente siamo a metà. Esatto, metà è buono, dai. Non è più così traumatico. Quindi abbiamo ancora tantissime cose da fare e riusciremo a farle nei prossimi giorni. Sono carica. Fiesta loca. Intanto buonanotte alle tipo 11 o qualcosa. Sono più che convinte che adesso verranno ad arrestarci perché stiamo andando a letto troppo presto secondo le leggi dello Stato. Ma sì, stanno venendo per noi, però nel frattempo noi ci proviamo, andiamo a nanna. Non facciamoci sentire. Buonanotte.